Amici di Toro.it, siamo con Pasquale Bruno a poche ore dal derby della Mole perso 2-0 dai Granata. Intanto ti chiedo un tuo commento sulla partita di ieri sera. Il commento mio è quello di tutti i tifosi del Toro sparsi in tutta Italia. Delusione profonda, agonia che continua, soprattutto nei derby, brutta la partita, brutto il risultato, brutto tutto. È la terza partita senza gol per il Granata di Ivan Juric. Può esserci un allarme attacco per il Toro? Ma allarme è perché non abbiamo gioco. L'allarme scaturisce da no idee. E Zapata pensavamo fosse la soluzione a tutti i problemi, invece spero di sbagliarmi, invece non è così, perché Zapata va servito in un certo modo, non con queste palle lunghe impossibili da stoppare, e quindi il problema nasce proprio dalle poche idee di gioco. Come difensore ti chiedo un giudizio sulla prestazione di ieri sera di Milinkovic-Savic, il portiere Granata, e poi insomma più in generale sulla difesa Granata. Il giudizio non lo do, perché l'hanno visto tutti quello, i due sbagli che ha fatto il portiere, quindi poi dare la colpa solo a Milinkovic sarebbe troppo facile. Dopo la sosta adesso c'è l'Inter, come vedi il proseguio del campionato per i Granata? Non lo so, questo bisogna chiederlo a Juric, alla società. Fino ad oggi sembra che sia lo stesso andazzo degli anni scorsi, campionato anonimo, triste, quindi bisogna chiedere a loro. Noi tutti i tifosi purtroppo stiamo rivedendo un film già visto. Tu che hai disputato il derby con entrambe le maglie, come hai visto ieri sera la Juve di Allegri? Forse era la grande occasione per il Toro di portare a casa almeno un punto. È sempre quella, si difende, riparte in contropiede. Speravamo di vedere un Toro più arcigno, più voglioso, invece alla fine il risultato ci sta tutto. Che stagione devono aspettarsi i tifosi del Toro da questo momento in avanti? Insomma, che indicazioni ha fornito il derby per il proseguo del campionato? Il derby ha fornito un'indicazione importante. Questa indicazione importante è che questa squadra è stata costruita male. E non so se è la colpa di Cairo, del direttore sportivo, di Juric, centrocampo inesistente, Ilic e Ricci. Faticano molto, se poi pensiamo quanto sono costati questi due giocatori, 16 milioni uno, tanti altri milioni l'altro. Non faccio fatica a capire di chi è la colpa. Poco tempo fa pensavo che la colpa fosse solo di Cairo. Adesso qualche dubbio, oltre a lui, su altri mi viene in mente, e quindi bisognerebbe chiedere al direttore sportivo, a Juric, che ha voluto Ilic spendere quei soldi, che ha voluto Tamezi, che ha voluto tanti altri giocatori. Non lo so, non ho idea, io sono sconfortato. Lo sconforto prevale su tanti pensieri ed è lo sconforto di tutti i tifosi Granata. Ieri io ho visto il derby in Sicilia, il Toro Club Picciotti, c'era desolazione, perché questa è una squadra che non rappresenta lo spirito Toro. Ieri sera durante il derby che abbiamo visto insieme abbiamo commentato la prestazione di Duvan Zapata. Come l'hai visto ieri sera, il nuovo attaccante? Mi dispiace, perché io sono convinto che Zapata sia un ottimo attaccante, però se la palla più bassa che danno i compagni è a 2 metri, capisci perché Zapata fa fatica. Non può Zapata ogni volta stoppare la palla, prendere l'ascensore, mettere la palla giù e giocare. Il problema grosso è il centrocampo. Tu puoi giocare con Zapata, con due punte, però se il centrocampo gioca in questa maniera, con questa semplicità, nessuno tenta la giocata in verticale, nessuno si inserisce. Io spero di sbagliarmi. Io spero che Ilic, Ricci e Tamese fino alla fine dell'anno facciano 40 gol. Ho l'impressione
perché questi di gol non ne fanno. È una squadra che non ha centrocampisti, che fanno gol, è una squadra fatta, costruita male. Poi la risposta, se vogliono darla, Cairo, il direttore sportivo, Juric, la diano. Ma secondo me il problema di fondo è quello. Nello specifico, parlando di te, tu hai vissuto il derby della Mole sia con la maglia bianconera che con quella granata. Ti chiedo in generale, poi ovviamente in ottica Toro, che cos'era il derby in quegli anni? Il derby era una... Certi derby per noi erano una rottura, soprattutto quel famoso derby 2-0 doppietta di Casagrande che veniva tra il Real Madrid e le due partite del Real, quindi stiamo parlando di una semifinale di Coppa UEFA. Paragonarlo adesso, io mi sentirei offeso sinceramente, se pensiamo ai derby nostri, a quelli di adesso. Sono 18 anni di nulla, questo è quello che fa male al tifoso del Toro, che sono 18 anni di nulla. Poi qualcuno, giustamente o ingiustamente, fa interviste e dice che ci sono delle cose positive, cioè, per carità di ognuno è libero di fare e pensare quello che vuole. La maggior parte della gente, anzi tutta la gente, non si identifica, lo spirito Toro non si identifica con questa squadra.